Mister Strappin, il suo commento su questa partita, insomma, su questo risultato. Niente, fa male uscire, fa male perdere in casa. E la qualificazione ci è sfuggita forse all'andata, quando comandavamo 2-0, e questa sera fino al gol del loro 2-0, perché abbiamo regalato praticamente 50 minuti agli avversari e li abbiamo pagati giustamente. Poi sì, abbiamo avuto diverse occasioni per il gol della qualificazione, ma non è entrata la palla, ma non dovevamo arrivare a quel punto, ecco. Impressione, insomma, di una squadra che deve sempre giocare a tutto, non può permettersi di pensare di gestire o che qualcosa possa essere facile, ammesso che sia accaduto questo. No, non è mai facile, lo sappiamo, è vero anche che purtroppo non sempre, credo sia fisiologico, si riesce a esprimersi al meglio, ma anche a livello emotivo. E oggi questo l'abbiamo pagato pesantemente, è una sconfitta e niente. Questo è. Nel bilancio anche tante energie spese, peraltro su un campo pesante, una partita che porta anche tante energie nervose, insomma, e si rigioca subito, come gestire queste energie. No, una coppa porta via tante energie, perché rispetto agli altri, a parte i semifinalisti, abbiamo giocato già 4 partite in più, con i vari acciacchi, i vari problemi, eccetera. È ovvio che è un dispendio di energie fisiche e credo anche mentali, perché a livello di gestione dovevamo fare meglio, però evidentemente non siamo stati bravi a farlo, e poi rincorrere sempre a quel punto della partita. Ripeto, abbiamo avuto 3-4 occasioni abbastanza nitide per fare il gol qualificazione, però non dovevamo arrivare a quel punto, dovevamo far meglio prima e niente, capita, è capitato e l'abbiamo pagato. Arriva il derby di Macerata, come ripartite per questo impegno, insomma? No, cosa mi dite? No, ripartiamo domani con gli allenamenti e sperando di aver capito la lezione. Venivamo da tantissimi risultati utili consecutivi, da 4 vittorie consecutive, e abbiamo perso stasera. E ci fa male, penso che i ragazzi faccia male quanto me, perciò sabato si va a fare un derby con la mentalità giusta, con la voglia giusta, recuperando le forze, e andremo a giocare la nostra partita.